Ogni anno il 16 febbraio si festeggia la giornata Millumino di Meno, che è la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Sono tantissime le iniziative in tutta Italia, anche in Liguria. Allora, do il mio benvenuto a Barbara Gaggero, docente Mobility Manager dell'Istituto Comprensivo Molassana e Prato di Genova. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, è una giornata importante per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e perché no, proprio dai più piccoli bisogna iniziare, dai più piccoli delle più piccole. Il vostro istituto, peraltro, da anni si occupa di iniziative di questo tipo. Che cosa accadrà quest'oggi? E adesso siamo tutti in fermento perché stanno partendo i pedibus da tutte le stazioni che abbiamo, da tutti i capolinea che abbiamo nel nostro quartiere. Difatti, io sono in classe, sono sola. I bimbi stanno arrivando accompagnati dai docenti, tutti a piedi con le famiglie. Dopodiché, verso le 9 ci sarà la biciclettata che porterà i ragazzini, i bambini della primaria di Prato, i bambini della primaria Doria, la secondaria, appunto da Prato verso Molassana. A Molassana avremo una zona dove i bambini potranno cimentarsi con le biciclette in piccoli percorsi con ostacoli e con salti. Nel frattempo, sempre a Molassana, in piazza dell'Olmo e in piazzale Boero, che è il piazzale antistante la Basco, ci saranno una ventina di stand dove i bambini potranno, i bambini e i ragazzi faranno esperienze laboratoriali sulla sostenibilità, sul riciclo, sul recupero. Saranno presenti moltissime associazioni del territorio, che hanno risposto positivamente al nostro invito. Intanto, all'interno di locali del municipio avremo dei cerchi dialogici con i ragazzini più grandi della scuola media che parleranno con degli adulti esperti circa la guerra, la pace e la sostenibilità. Senta, Mi dica. come viene presa questa giornata dai bambini, dai ragazzi e dalle ragazze? Perché intanto, vabbè, stavamo vedendo delle immagini ovviamente delle passate edizioni, Primo Canale vi ha sempre seguito in queste iniziative, ma quanto viene capita questa giornata? Ma viene capita tanto perché viene capita e richiesta dai bambini e dalle famiglie perché ci lavoriamo, noi lavoriamo moltissimo su questo, ci lavoriamo tutto l'anno e per anni. Andare in bici per i nostri plessi, in particolare uno che si è specializzato proprio nel ciclismo, è diventato una consuetudine e quindi ci spostiamo proprio spesso e volentieri con le bici, andiamo a far ciclabili in riviera, ma proprio in La cosa bella è che abbiamo istituito una ciclofficina, abbiamo raccolto bici vecchie e con l'aiuto di papà esperti le abbiamo aggiustate e adesso abbiamo una flotta di circa 30 bici che utilizziamo per i spostamenti brevi utilizzando la ciclabile Val Bisagno, quindi andiamo dai nostri plessi agli altri plessi muovendoci sempre con le bici. Se posso, chiuderei con una battuta questo nostro spazio insieme dicendo che forse più che i bambini e le bambine sono i loro genitori che avrebbero bisogno di essere un po' istruiti sulla sostenibilità. Assolutamente sì, però stamattina venendo a scuola in bici ho visto, ho incontrato famiglie che parteciperanno al nostro Millumino in bici, quindi forse qualcosina stiamo smuovendo, via. Io cerco sempre di Bene. essere positiva. Grazie, grazie a Barbara Gaggero, Grazie e un buon saluto a tutti i Millumino di bambini, le meno a bambine, i tutti. ragazzi, le ragazze, tutti i docenti e il personale dell'Istituto Comprensivo di Molassana Prato di Genova e buona biciclettata allora, grazie. Grazie, arrivederci.